stato ormai compiuto, disse per adempiere la scrittura: ho sete. Vi era lì un vaso pieno d'aceto, posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. La debolezza umana, l'annientamento di Gesù sono condensate dall'Evangelista Giovanni in una frase: ho sete. Colui che può dare un'acqua che spegne ogni sete è costretto a chiedere il refrigerio che si dava ai suppliziati. Uno dei presenti, mossa a pietà, va a prendere una spugna imbevuta di posca, acqua e aceto, una bevanda rinfrescante usata dai soldati romani. Quella di Cristo è certamente una richiesta umanissima, comune a tutti quelli che soffrono, ma per capirne il significato profondo dobbiamo fare attenzione all'annotazione particolare dell'Evangelista. Nel pensiero di Giovanni, la richiesta di Gesù è legata all'affermazione: affinché si adempisse la scrittura, disse, o se. La preoccupazione dell'Evangelista è evidente. Riconoscere attraverso il ricordo di alcune parole bibliche il segno che l'opera di Dio si sta realizzando in questo momento fondamentale. Allora nella richiesta di Gesù si può leggere il desiderio di incontrare Dio, desiderio sovente paragonato nei salmi ad una sete ardente. La mia anima sete di Dio, del Dio vivente. Dio, Dio mio, di te ha sete l'anima mia. Inoltre nella richiesta di Gesù si può intravedere un'allusione al Salmo 69, nel quale un innocente perseguitato si lamenta con il suo Dio: mi hanno dato fiele per cibo e per bevanda mi hanno offerto aceto. Infine è doveroso il rinvio ai salmi e ai profeti che descrivono la miseria del popolo di Dio, la sua fame e sete, e il suo grido invocante misericordia e amore da Dio. La richiesta di Gesù quindi esprime il suo desiderio di voler essere solidale con la sete del popolo. Gesù è pronto a condividere la sofferenza dell'umanità e a unirsi ad essere nel suo appello a Dio. La sete di Gesù allora era di altro tipo. Infatti non bevve, pur avendo le labbra a riarsi per la febbre, come non bevve presso il pozzo di Giacobbe, nonostante che fosse mezzogiorno e avesse camminato nel deserto. Aveva sete di noi, della nostra salvezza, e ora la sete può calmarsi. Ha dato la vita per la nostra salvezza. Preghiamo. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unico figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo della salvezza, la libertà ai prigionieri e agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, si consegnò volontariamente alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. Grazie.
Padre, l'amato Gesù. Venite quest'anima, venite, venite, venite quest'anima, che causa di tu. Thank you.